pomeriggio ai nostri ascoltatori, agli ascoltatori del programma Pagine di Vita. Allora, questa puntata così, diciamo, straordinaria, perché avevamo interrotto la trasmissione, sappiamo il motivo è che l'ospite è indesiderato, che è il virus, quindi in presenza non ci siamo più visti con gli ospiti, quindi poi abbiamo iniziato questa serie di puntate sulla piattaforma. Ne abbiamo fatte due, no, Daniele, due o tre, e questa è la terza puntata che facciamo. Sapete, lo spirito del programma è quello di conoscere i nostri ospiti, ma anche quello di confrontarci su questo periodo complesso che stiamo attraversando. Come sono tutte voci interessanti, indicative certamente in tanti settori della nostra comunità, ho il piacere di presentarvi oggi, oltre al mio prezioso collaboratore e giornalista Daniele Martini, gli ospiti di questa sera del programma Pagine di Vita. Allora, iniziamo, come ho detto, in ordine di gentilezza, dalla onorevole Valentina Palmisano, che ci ha fatto l'onore, con tutti gli impegni che ha oggi, anche stasera, di venire e di stare qui con noi e partecipare a questa chiacchierata. Poi, buonasera, ciao cara. Poi a seguire il dottore Francesco Colitti, che credo non abbia bisogno di molte presentazioni, una persona di grande spessore, ne parleremo, e poi l'assessore Giuseppe Francioso, sapete benissimo, assessore ai lavori pubblici della nostra amministrazione. Quindi, ciao, buonasera a tutti. Saluto tutti e vorrei entrare subito nel merito, perché noi abbiamo un sito e su questo sito, come anche sulla pagina Facebook, arrivano suggerimenti. Io sono davvero contenta di quanto seguito a questo programma e quindi io tengo presente i suggerimenti, le critiche, le contestazioni che arrivano sui personaggi pubblici, eccetera, anche delle domande che poi io naturalmente rivolgo ai nostri ospiti. Allora, volevo iniziare subito, non so se Daniele vuole fare un saluto rapido ai nostri ospiti. Sono contentissimo di avere i nostri ospiti qui in questo programma, e soprattutto il fatto anche di aver ricominciato un po' col salotto di Pagine di Vita, che si era interrotto un po', quindi a far andare avanti questa tradizione del salotto, un salotto un po' virtuale in questo caso, anche perché ci troviamo tutti a distanza, non siamo nel salotto di casa di Giampiera, che è molto accogliente, che comunque ci manca tanto, e speriamo veramente di tornare, come si dice anche in gergo scolastico, in presenza nel salotto di Giampiera, perché comunque è sempre, esatto, bello ed accogliente. Sarebbe indicativo di una situazione migliorata, diversa. Non abbiamo fatto un'altra trasmissione così sulla piattaforma, invitiamo Corona, l'assessore Corona, Giuseppe Tanzarella, ti ricordi? Era insomma un paio di mesi fa, 3 mesi fa. Comunque, sì, l'abbiamo fatto un bel po' di mesi fa, quindi l'abbiamo fatto un bel po' di mesi fa, è stata una bella esperienza anche quella, all'inizio anche del Covid, quindi anche per capire un po' la situazione, come si stava evolvendo. Ecco, era anche presente Francesco Semerano, se non mi sbaglio. Comunque, adesso ho presentato gli ospiti, e vorrei iniziare con una domanda all'onorevole Palmisano. Ecco, molti spunti che sono arrivati sul sito sono inerenti alla disorganizzazione che si è verificata in maniera evidente a Ostuni per quanto riguarda il sito o l'hub, come si dice, ma io preferisco usare il termine italiano dal momento che c'è, e cioè la sede vaccinale. Quindi ci sono stati dei ritardi, insomma molte famiglie sono state gravate dal fatto di accompagnare gli anziani o a Brindisi o a Fasano, a Conforama, e quindi ci si meraviglia da parte di molti del fatto che Ostuni non abbia avuto per tempo un centro vaccinale. Ora, per alcuni questo è un addebito che si fa all'amministrazione, quindi a una probabile inefficienza. Per altri invece
c'è la sicumera che invece si sia trattato di un ritardo dovuto alla ASL, e cioè all'arrivo dei tecnici e alle dichiarazioni di non idoneità della sede stabilita dalla nostra amministrazione, che era il centro di spiritualità della Madonna della Nuova, un centro apparentemente idoneo, grande parcheggio, locali ampi. Quindi comunque io vorrei sapere dalla nostra onorevole quale posizione ha preso in questo contesto. Grazie Giampiera. Allora sì, è stata sicuramente una criticità, quindi comunque non è stata affrontata al meglio la questione relativa appunto all'individuazione del sito dove poi costituire questo hub vaccinale così come lo conosciamo, il nome che si usa in questo contesto. Per quanto riguarda le responsabilità, io credo che ci sia stata anche una sorta di incomprensione tra l'ASL e l'amministrazione, quindi io non darei responsabilità specifiche a qualcuno, perché ovviamente io ritengo che l'amministrazione comunale avesse tutto l'interesse a fare bene e a fare veloce per poter fornire questo servizio essenziale in un momento così drammatico, soprattutto rivolto in questo momento agli anziani, quindi soggetti che dobbiamo tutelare in maggior modo. Io ricevevo segnalazioni da parte di miei magari coetanei che dicevano: mio nonno lo devo accompagnare a Oria, mia nonna non riesco a farle fare tanta strada in macchina, come dobbiamo fare, perché Ostuni non ha ancora un centro vaccinale? E quindi io mi sono attivata in questo senso parlato con l'ASL, perché sapevo appunto che la competenza, la responsabilità in questo senso fosse appunto dell'ASL. Quindi ho chiamato il direttore sanitario, che devo dire che è sempre abbastanza disponibile, il dottor Pasqualone, e lui proprio in quei giorni mi ha detto che avrebbe suo malgrado dovuto dire no all'individuazione del centro che era stato appunto portato avanti dall'amministrazione comunale, come hai ricordato tu, quello che doveva essere allestito nella sede di Madonna della Nuova, perché non peraltro perché non ci fosse parcheggio, perché comunque non fosse un luogo consono, semplicemente perché aveva soltanto 3 postazioni vaccinali, e lui mi ha detto che per una città come Ostuni, che comunque raccoglie anche la gente che proviene dalle città limitrofe, magari più ne vogliono più 8, no? Esatto, quindi Pasqualone mi ha detto che 3 postazioni erano molto esigue per una città come Ostuni, e avrebbe quindi dovuto dire no perché ne servivano almeno 8, come dici bene tu Giampiera. E giustamente poi quindi l'amministrazione si è sentita non considerata, nel senso che avevano già fatto i sopralluoghi con i tecnici dell'ASL, poteva ovviamente magari saperlo prima, giustamente. Io infatti non voglio assolutamente dire che l'amministrazione avesse portato avanti delle procedure errate, perché ovviamente si credeva che fossero giuste, che esistesse per raggiungere l'obiettivo e il risultato finale. Quindi c'è stata sicuramente un'incomprensione, ma in questo momento, Giampiera e tutti voi, si lavora nell'emergenza, si lavora sempre, ora c'è l'emergenza vaccinale ed è sempre un'emergenza all'interno dell'emergenza sanitaria, economica e sociale, perché i vaccini, come voi sicuramente sapete, ascoltiamo ovunque, leggiamo dei giornali, veniamo bombardati da queste informazioni, i vaccini sono sempre pochi, c'è la lotta a chi deve avere la priorità a fare il vaccino, quindi non c'è una situazione di base in cui si può agire con tranquillità, con equilibrio, c'è sempre una corsa, quindi le incomprensioni possono anche accadere, sono anche da mettere in conto. Io ritengo però che la cosa importante sia a tutti i livelli istituzionali intervenire e correggere il tiro quando non è troppo tardi, come credo che si sia fatto ad Ostuni. Io ho dato un minimo contributo facendo magari da intermediario, se vogliamo, tra l'ASL e l'amministrazione, ma
come dire, io non mi sento di dare delle colpe e delle responsabilità, perché sicuramente l'amministrazione ha agito in buona fede, credendo che quello fosse un luogo consono, e in realtà poi si è scontrata con una decisione dell'ASL che non era stata preventivata. Ecco, e adesso Valentina, come siamo messi? Cioè, il centro vaccinale e il Palagentile, solo quello? Ci sono poi delle, non lo so, ci sono delle indicazioni sulle fasce di età? Cioè, vogliamo sapere un po' di più, perché la gente si muove nell'incertezza. Sì, ora il centro vaccinale è quello che dicevi tu al palazzetto dello sport, per intenderci, che è anche comodo perché ovviamente può essere raggiunto anche dai soggetti anziani, non ha particolari ostacoli da questo punto di vista. Così come a livello nazionale si sta partendo dagli ultra ottantenni, quindi i più anziani, per poi scalare con l'età, e ci sono delle categorie che hanno delle priorità, tipo gli insegnanti, ovviamente tutto il personale sanitario che dovrebbe essere stato già vaccinato. E in questo, diciamo, contesto apro una piccola parentesi, perché si sta aprendo anche un caso, nel senso che all'interno dell'ASL di Brindisi molti operatori sanitari siamo in collegamento. Chiuda. Sì, di Valentina. Sì, all'interno dell'ASL di Brindisi molti operatori sanitari stanno rifiutando la vaccinazione, e quindi si sta sollevando anche questo caso molto grave, a mio avviso, perché ci sono delle categorie di soggetti che in realtà vorrebbero essere vaccinati, ci tengono ad essere vaccinati, e purtroppo non rientrano nelle categorie che hanno la priorità. E invece magari un operatore sanitario che tutti i giorni si interfaccia con chi ha problemi di salute e chi deve essere tutelato, deve essere protetto, io non accetto assolutamente il fatto che una persona che lavori nella sanità, e quindi la sanità, come dire, la deve considerarla una scienza, non si fidi e non si affidi alla scienza e alla sanità. Quindi questo è molto grave. Il governo ha reso obbligatoria questa vaccinazione dei sanitari, degli operatori, vero? Dovrebbe essere obbligatoria, però ci sono che anche l'abbia fatto, no? Cosa? Mi sembra che il governo abbia provveduto a questa legge, non so. Sì, sta provvedendo anche con il cosiddetto scudo penale per chi somministra i vaccini, perché si era sollevato anche quest'altro, diciamo, questione, quest'altra problematica, perché chi poi somministra i vaccini, nel caso in cui ci possano essere delle controindicazioni, qualcosa possa, insomma, non andare per il verso giusto, si sentirebbe, insomma, responsabile, e con tutto quello che significa l'apertura di un procedimento. Dovrebbe risponderne, no? No, stiamo lavorando per introdurre lo scudo penale per chi somministra i vaccini, perché in teoria dovrebbe essere anche, che ne so, si potrebbe anche fare in farmacia, quindi un farmacista dovrebbe poter vaccinare, però un farmacista non può prendersi la responsabilità di somministrare un vaccino se non si sente tutelato anche dal punto di vista penale, perché magari lui è a posto, però comunque un procedimento penale si apre, e noi sappiamo che molto spesso la vera pena è proprio il procedimento penale, non tanto la condanna. Sì, va bene. Comunque, io parlavo anche di una legge che renda obbligatoria, anche se è complessa questa cosa, no? Dal punto di vista morale, eccetera, che comunque renda obbligatoria la vaccinazione degli operatori. Mi sembra. Sì, no? Sono d'accordo. Allora, passiamo, penso che queste risposte per gli ascoltatori saranno più che sufficienti. Vediamo, facciamo una domanda all'assessore Giuseppe Francioso, perché è arrivata una telefonata di naturalmente elettori che vogliono sapere
se si provvederà, insomma, al ripristino di alcune strade, che sono stati stanziati dei milioni, che tutti si aspettano, anche insomma, la strada a posto del proprio orticello. E quindi vogliamo sapere, appunto, se è stata stanziata una somma rilevante come 1 milione, credo, no? 1 milione di euro, quali strade saranno ripristinate? E io, per mio conto, invece, ti vorrei chiedere perché, che ho ascoltato una tua intervista, perché si è privilegiata una zona, diciamo, moderna come quella dei quartieri via Rimini, via Ferrara, via Verona, eccetera, abbastanza recente e poi non battuta da nessun tipo di turismo, mentre si è portato indietro il discorso delle strade ottocentesche, tipo gli stretti di Santa Lia, tipo la Macnetta, tipo la Chianga d'Olor, dove ci sono delle voragini. Ecco, questo ti volevo chiedere per mio conto, però poi in generale una informazione su quello che si farà come lavori pubblici, e tu hai un assessorato molto importante, perché è il fiore all'occhiello per il prestigio di un paese. Sì, stiamo provvedendo alla riqualificazione di una serie di strade interne alla città ed anche esterne, diciamo sotto gli occhi di tutti, insomma, l'attività che stiamo svolgendo in questo senso. Oggi per esempio abbiamo completato via Don Melpignani, che è quella strada che collega le case popolari di nuova costruzione con la via Perramunno, dalle zone della caserma dei pompieri. Abbiamo riqualificato la zona mercatale, largo Risorgimento, anche non mi viene il nome della strada in questo momento, comunque lì dove c'era prima Teleradio Città Bianca, largo Salandra, ecco, mi è venuto. Largo Salandra, che versava in una situazione davvero disastrosa. Lo abbiamo fatto con via Calamo, che è quella strada che sì, del centro urbano nuovo e non della zona settecentesca, ottocentesca, ma lì dove viene collocato il mercato il sabato, per colpa dei pini, diciamo, la strada versava in una condizione davvero disastrosa e quindi era necessario intervenire. Stiamo rifacendo tutti i tratti di ingresso alla città, rifaremo l'ingresso anche da Villanova, in particolar modo dalla rotonda dello svincolo che porta al cimitero, alla rotonda che abbiamo costruito sulla via di Fasano. Rifaremo una serie di contrade, per esempio contrada lo Spagnolo, il marciapiede tra Villanova e Camerini, credo che sia. Marciapiede tra Villanova e Camerini, sì, lì inizieremo i lavori fra una decina di giorni. Quindi, senza fare, diciamo, tutto l'elenco delle strade che faremo, per venire alla tua domanda, tu giustamente dici perché avete privilegiato una zona piuttosto che un'altra. Io credo che le strade siano messe male tutte, quindi da un quartiere bisognava partire, e siamo partiti dalle strade che ti ho elencato prima, passando poi per Piazza Genova, Piazza Firenze, Piazza Torino, e rifaremo anche la famosa salita di Sant'Antonio che necessita di manutenzione. Quindi, per rispondere alla tua domanda, non credo che ci siano strade che non necessitano di manutenzione, sia quelle da te menzionate, cioè insistenti all'interno della zona settecentesca-ottocentesca, sia quelle nuove, delle zone, diciamo, della zona più nuova, o comunque dove ci sono case di recente costruzione, però lì dove il traffico veicolare è molto intenso e quindi era necessario intervenire. Quindi bisogna farlo a tappeto. Va bene, mi preservo per un'altra domanda all'assessore. Ora volevo invece chiedere al dottore Colizzi, che non, come ho detto prima, non ha bisogno di presentazioni, però per chi, quei pochi che non dovessero conoscerlo, ma mi sembra anche assurdo, il dottore Francesco Colizzi è un bravissimo medico psichiatra, direttore del centro di salute di Brindisi, salute mentale di Brindisi, ed è stato un uomo poliedrico, perché la sua attività non si è limitata a quella, diciamo, professionale, ma ha spaziato, perché è stato un uomo politico, infatti è stato segretario comunale, consigliere
comunale ma anche regionale, è stato segretario del partito, del suo partito, quando era PD di Ester, se non mi sbaglio, ed è stato anche un filantropo, perché insomma ha fatto parte di parecchie associazioni benefiche, è stato presidente degli Amici di Rolfo Leroux per diversi anni, si occupa di tante cose e scrive, quindi è anche uno scrittore. Ma la cosa bella di Francesco Colizzi, oltre alla limpidezza della sua persona, del suo modo di essere, di pensare, di agire, è che quando è diventato già da anni scrittore, ha spaziato in vari settori di interessi diversi, perché non solo ha scritto di politica, ha scritto della sua professione, ma ha scritto anche di fantasia. Quindi ha scritto dei romanzi, io ne presentai uno alla radio, mi ricordo, e adesso per esempio esce, no, dopo Pasqua, un'ultima sua pubblicazione dal titolo La suggeritrice, già il titolo è intrigante. Francesco Colizzi, ci vuoi parlare di questo tuo modo di essere, di questa tua, di questo tuo carattere, di questa tua versatilità in tanti campi? Allora Giampiera, grazie intanto per l'invito a partecipare a questa conversazione, un saluto a tutti gli amici e a chi ovviamente ci sta ascoltando. Io farei una riflessione già sul, come dire, sul titolo della tua trasmissione, Pagine di vita, no? E perché noi dovremmo farci questa importantissima domanda in questo periodo. Come si stanno scrivendo le pagine della nostra vita durante la pandemia? Io credo che ci sia bisogno di una grande riflessione, perché il rischio maggiore che stiamo correndo, oltre a quello ovviamente del dolore e dei lutti, è che cali, quando sarà il momento, una amnesia su questo periodo e si cerchi di tornare, come dire, a prima, no? Al passato. Mentre invece la pandemia, abbiamo fatto un festival internazionale qui a Ostuni a ottobre, che si chiamava Imparare dalla pandemia, e la lezione principale della pandemia è che invece c'è qualcosa di importante da cambiare nel nostro rapporto con la salute, con la nostra vita, probabilmente anche con l'organizzazione della nostra vita, no? E anche perché, per esempio, lo stesso fatto che noi stiamo facendo una trasmissione a distanza significa qualcosa, ma forse non significa niente, perché certamente la vita non può essere tenuta a distanza, anche se viene ristretta apparentemente, no? Allora, io ho riflettuto moltissimo in questo periodo. Infatti questo libro, che è appena arrivato, è arrivato ieri, quindi ve lo faccio vedere, ce l'ho direttamente qui a casa, ho delle copie per gli amici che mi hanno chiesto di avere la dedica, quindi ho comprato un po' di copie io. Ecco, questo libro era partito da riflessioni, come dire, più intime, più personali, dopo una frattura molto complessa, insomma, al femore, che ho subito nel settembre del 2017, e avevo messo da parte dei pezzi, dei capitoletti, eccetera. Poi però, sono andato a spaziare, mi ha trascinato, diciamo, quella riflessione sulla mia infanzia, sulla malattia e la morte dei miei genitori, insomma sono andato indietro con la memoria. E quando è arrivata la pandemia, come dire, si è chiuso un cerchio, perché il libro parla molto di dolore, parla di memoria, parla di lutti, quindi anche di morti, che a volte vengono ad aiutarci nei momenti difficili, ma parla molto di vita. E parla di una vita che, secondo un verso che a me piace molto e che è citato alla fine del romanzo, un verso di una grandissima poetessa americana, Mary Oliver, parla di una vita selvaggia e preziosa. E io credo che questo sia un verso, come dire, che può dipingere la nostra condizione attuale. Noi stiamo vedendo il lato selvaggio della vita, con persone che ci vengono strappate via, no? Nonni, genitori, ma anche giovani, operatori. Abbiamo perso 108.000 persone solo in Italia e quasi 3 milioni nel mondo.
questo lato selvaggio, anche il dolore, anche chi è sopravvissuto. Io comincio a vedere a Brindisi persone che hanno avuto il Covid, ce l'hanno fatta, ma sono segnate. Stare in una terapia intensiva, essere intubati, vi posso garantire, io non l'ho mai vissuta questa esperienza, è un'esperienza tremenda, un disturbo traumatico da questo stress, è difficile che uno non lo abbia, ma anche chi ha soltanto usato magari il respiratore o solo l'ossigeno, ma semplicemente il ricovero e poi è tornato a casa, ha visto anche altro, ha visto, diciamolo, come si può morire, no? Quindi siamo in una periodo di angoscia, di morte, non ne vogliamo parlare, io lo capisco, faccio lo psichiatra, non è qualcosa, come dire, che si voglia discutere pubblicamente, no? Però in privato sì, però nel nostro intimo sì, e noi dobbiamo affrontarla questa angoscia, perché altrimenti rischieremo di uscire dalla pandemia con atteggiamenti che noi definiamo poi paranoici o paranoici, cioè non ci fideremo più della vita, non ci fideremo più della natura, magari non ci fideremo manco tanto degli altri, no? Perché adesso sappiamo possono essere portatori di contagio, no? Come noi stessi. Dobbiamo invece reagire molto a questa situazione, perché non possiamo non continuare a fidarci della vita, della natura, degli altri. E nel mio libro, quando ho deciso di chiuderlo, perché stava diventando lungo, insomma, è arrivato a 200 pagine, l'ultimo capitolo parla proprio di questo. Se volete, poi magari nel prossimo giro posso leggervi un piccolo brano, proprio, come dire, dedicato al virus e noi, ecco, no? E però io non vi dico ovviamente chi è la suggeritrice, ma in tutto questo libro, questo strano romanzo, che è molto intimo, che parla della mia infanzia, della morte dei miei genitori, che parla della malattia, del dolore, e parla delle persone più deboli, più vulnerabili, che sono state, devo dire, non sempre sostenute adeguatamente in tutto questo anno. E, come dire, ci sono molti suggerimenti, ecco, almeno quelli che io credo siano pervenuti attraverso queste vicende, ma che ci pervengono comunque nelle nostre esperienze difficili e di dolore. Quindi io spero di aver dato, quando molti l'avranno letto, spero, un contributo che rimanga, qualcosa che possa servire. Ma a parte il libro, vorrei dire un'ultima cosa. Noi siamo stati sempre aperti come centro di salute mentale a Brindisi. Nonostante un organico ridotto per altri motivi, non per quello della pandemia, noi abbiamo lavorato sempre, abbiamo sostenuto le persone. E questo perché ci siamo resi conto che il grande assente della pandemia in Italia, forse anche in altri paesi, è il territorio, cioè il servizio sanitario fuori degli ospedali si è molto indebolito negli ultimi anni in Italia. E questo significa che alcune fasce numerose di popolazione sono state in maggiore difficoltà. Faccio solo un esempio, le persone con disabilità, che in Italia sono alcuni milioni, lasciamo stare i numeri, e non sono state adeguatamente valutate. Forse nessuno nemmeno sa quante sono e quali sono, no? In Italia e nei paesi. Però l'Italia ha una caratteristica che io ho studiato gli anni scorsi, quando mi sono occupato di disuguaglianze in sanità. Mentre nella media europea, tra i 65 e i 75 anni, le persone invecchiano con pochi acciacchi, l'Italia, che pure è al secondo o terzo posto per aspettativa di vita, purtroppo è piena di persone, io sono una di quelle, e ho anche, oltre alla frattura, il posto della frattura, un'ernia discale che mi crea difficoltà anche al lavoro. Tra i 65 e i 75 anni noi abbiamo milioni di persone che hanno comunque una serie di patologie. E queste persone sono vulnerabili, perché hanno contemporaneamente la tensione e il diabete, l'obesità e il diabete, problemi alla colonna vertebrale, problemi al metabolismo e così via. Queste persone sono state trascurate, sono fragili, sono vulnerabili. I pazienti psichiatrici, ad esempio, mi dispiace dirlo, da poco li stiamo vaccinando. I miei pazienti del centro diurno sono stati vaccinati 3 giorni fa e sono pazienti che vanno e vengono al centro diurno. Ora, questa non è nessuna né critica né accusa né polemica, significa semplicemente che quando parliamo di vulnerabilità e fragilità in televisione molti ne parlano a sproposito, evidentemente non sanno la realtà
della popolazione veramente vulnerabile e fragile in Italia. Noi dobbiamo colmare questo vuoto, questo gap, questo intervallo di conoscenze. Ecco perché dico, non si può tornare semplicemente indietro. Abbiamo bisogno, ad esempio, di un servizio sanitario nazionale che sia più equilibrato sul territorio. Anche a Ostuni facciamo un grave errore a parlare sempre solo di ospedale. Certo, dobbiamo difenderlo, rafforzarlo, non ci sono dubbi, ma c'è il territorio, ha bisogno di grande attenzione, perché l'80% delle condizioni di salute degli italiani sono condizioni croniche che si curano o si possono curare a domicilio, l'80%. Quindi, dottore, quando dici territorio, quando dici territorio, a cosa ti riferisci in particolare? Alle istituzioni, ad alcune istituzioni? Allora, il territorio, per esempio, in sanità significa la guardia medica, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i consultori familiari, i centri di salute mentale, le strutture per gli anziani, RSA, RSSA, le comunità psichiatriche, le comunità per disabili. Sono una marea di situazioni che stanno fuori dell'ospedale. L'assistenza domiciliare integrata per i malati di tumore, coloro che fanno la dialisi fuori dagli ospedali. Questa è la stragrande maggioranza della, chiamiamola, utenza sanitaria o sociosanitaria. E lì c'è anche dolore, c'è carico familiare, c'è disagio, c'è difficoltà. Dobbiamo andare, perché gli ospedali hanno avuto una grande mutazione negli ultimi 40 anni ed è stata una cosa buona. Sono molto diminuiti come numero in Italia e anche come posti letto, perché le malattie tipiche degli ospedali, cioè le malattie acute, sono diminuite. E meno male, ringraziamo. 40 anni fa eravamo pieni di malattie infettive, gravi, gravi. Poi un po' appunto con la vaccinazione di massa, un po' con gli antibiotici, un po' con le nuove terapie, tutti curi anche a casa, no? Ma ci sono ovviamente ancora gli infarti, le malattie acute, ma sul totale dei disturbi, delle patologie, molto più piccola. Quindi gli ospedali sono importanti, ma non hanno più quella estrema importanza in termini generali che avevano, che sono negli anni 70 o 80. Quindi va bene avere le eccellenze ospedaliere, va bene avere ospedali anche, se vogliamo, pure non grandi, come quello di Ostuni, in buone condizioni, ci mancherebbe altro, ma soprattutto per le urgenze. Ma poi ci sono, ripeto, sono milioni di italiani che hanno quelle che l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiama chronic conditions, cioè condizioni croniche, che quindi non hanno bisogno dell'ospedale, hanno bisogno di terapie anche sofisticate, ma a casa o nei servizi territoriali. Questo è il territorio. E sono supporti dell'ospedale. Certo, ma faccio un altro esempio, un ultimo esempio, non voglio rubare tempo. I pazienti che io poi, diciamo, amo, perché l'ho scelta questa professione, i pazienti psichiatrici, purtroppo quelli che hanno le patologie più gravi, quindi non parlo chi soffre di ansia o di depressioni modeste o di piccole ossessioni, lì un po' tutti ci siamo, diciamo c'è una folla, no, di noi. No, parlo di chi ha la schizofrenia cronica, disturbo bipolare grave, psicosi croniche di vario tipo, bambini autistici divenuti adulti. Allora, se parliamo di quelle situazioni gravi, purtroppo devo dirvi che dopo 15-20 anni la maggior parte di loro sviluppa patologie fisiche premature, per esempio l'obesità, il diabete, l'ipertensione. Perché? Perché fanno poca attività fisica, mangiano male spesso, prendono psicofarmaci che presi per 10-20 anni purtroppo hanno anche degli effetti indesiderati di una certa gravità. Queste persone, e questo è un dato che mi addolora sempre, mi fa anche rabbia, perché non ho trovato la strada per una battaglia in questo senso. Queste persone muoiono, rispetto all'aspettativa di vita media degli italiani, che è di 80 anni, tra maschi e femmine, 82 le donne, 79 gli uomini, loro muoiono circa 13-15 anni prima. Se voi avete un fratello con la schizofrenia cronica, lui, non per la schizofrenia, ma per le malattie fisiche trascurate, morirà non a 80 anni, ma magari a 64-65. È una gravissima ingiustizia. Parliamo di vita e di morte, esattamente come i temi della pandemia. Quindi su questi argomenti io ho visto un dibattito
debole. Ma perché? Perché c'è poca conoscenza. Anche, la scienza è anche questa, conosce la politica, se non è ricca di conoscenza, di sapere, di scienza, non può andare lontano. E poi i consulenti, magari non è detto che siano sempre quelli che sanno tutto, che si occupano di tutto, no? Poi si va a focalizzare determinati temi, oppure ci si scontra su delle cose organizzative, ma intanto, oppure poi chiaramente arriva che tutti sono indispensabili, è ovvio che gli insegnanti vanno vaccinati, e le forze di polizia vanno vaccinate, gli operatori, è normale, vuol dire sì, però un vero ragionamento sul territorio non è stato possibile farlo. E quindi abbiamo assistito, ed è stato un po' triste, a diciamo, fasce, magari pezzi di popolazione vaccinate potevano aspettare, e altre invece che stanno ancora aspettando. Io lo dico, non è una, non voglio adesso dire una frase, per carità, non fraintendetemi, ma io stesso sono stato, diciamo, un anno, no, senza vaccino al lavoro. Siccome sono un medico, so come difendermi, grosso modo, io avrei tranquillamente aspettato dopo i miei pazienti. Lo dico credendoci profondamente, perché loro sono più fragili proprio nella gestione. Molti di loro sono poveri, hanno difficoltà nella loro vita quotidiana. Vaccinate loro e poi vaccinate Colizzi, devo dire. Lo so che può sembrare retorico, può sembrare, ma è la verità, se non ce la facciamo. Comunque, ormai è andata, impariamo la lezione. Non torniamo indietro, allora. Se abbiamo dei vuoti di sapere, dei vuoti organizzativi, dei vuoti sul territorio, nel campo sanitario, difendiamo il sistema sanitario, il servizio sanitario nazionale. E siamo uno dei pochi paesi al mondo ad avere un servizio sanitario nazionale pubblico ed universale, che per me è una cosa, sono i miei ideali, no? Cioè avere dei servizi per tutti. E noi abbiamo, in America non è così. In America c'è una fascia di popolazione che se non ha i soldi, se non ha l'assicurazione, non si può curare, rischia la morte. In Italia no. Perché non dobbiamo difendere questa cosa preziosa, grande che abbiamo? Questo è il cosiddetto welfare state. Invece, vedete la Lombardia, e non è una critica politica, ha degli ospedali di eccellenza e poi sul territorio non ha potuto affrontare bene la pandemia. È triste, molto triste, perché era sguarnito il territorio, non c'erano più operatori sanitari, non c'erano più le strutture ridotte a poco. Allora, finiamola con le polemiche, non importa adesso, o perlomeno se ci sono responsabilità gravi, poi purtroppo in Lombardia ci sono molte inchieste della magistratura, ma adesso pensiamo al domani, diciamo al virus, che ci ha lasciato la paranoia, diciamo, la paura di vivere, ci ha indebolito la fiducia. Diciamo, anche per una parte, almeno lasciaci una lezione, no? L'abbiamo imparata e adesso andremo avanti diversamente. Questo sarebbe molto bello. Io so che è difficile, perché è come nella vita di ognuno di noi. Se ti viene una malattia, tu dici cambierò. Ho avuto l'infarto perché fumavo, non fumerò più. Poi magari dopo un anno o due riprendi a fumare, no? Perché questo si chiama coazione a ripetere, è umano. Allora dobbiamo lottare contro noi stessi per essere più avanti, migliori, no? Perché guardate, c'è stata un secolo fa una pandemia peggiore di questa. Quasi 50 milioni di morti, la spagnola cosiddetta del 1918-19. Ci furono tre ondate, lì non c'era nulla, non c'era protezione di alcun genere. Anche allora si usavano le mascherine, attenzione. Però lì tutto il mondo fu, come dire, usciva dalla prima guerra mondiale, quindi era una cosa, era già messo male, è stato preso alla sprovvista e c'è stata una ecatombe, no? Dopo un secolo non avevamo imparato la lezione. Pensate che io ho letto un libro di una giornalista molto, molto brava, la quale ha dimostrato che dopo 2 o 3 anni dalla pandemia, quella lì, che uccise ragazzi di 18 anni, 19, pittori, scrittori, grandi personaggi, l'anno è stata dimenticata. Poi nacquero gli anni ruggenti e altre storie, non sto qui a richiamare. Allora, non lo dobbiamo dimenticare adesso, e se no veramente allora la storia non ci dice nulla, i morti non ci dicono niente, no? Dobbiamo resistere su questo, e questo io in ogni occasione sto cercando di ragionare così, grazie anche a questo incontro, ad esempio, e spero che Valentina, la so molto sensibile su questi argomenti, no? Ne faccia anche, come dire, un nucleo del pensiero politico e della prassi politica, perché adesso io penso che tutti i partiti sono indietro su questo, magari non è colpa loro, perché è la cultura che è indietro, siamo tutti indietro, però dire che siamo indietro poi non basta, ma vogliamo imparare? Saremo rimandati a settembre, non avevamo studiato, così, adesso studiamo,
no? Vogliamoci bene veramente. E quindi vediamo come diciamo, migliorare la vita di tutti. E questo è possibile. E almeno i morti sarebbero veramente onorati, no? Per il loro sacrificio. Almeno questo, altrimenti davvero, ecco, appunto verrà voglia a tutti di dimenticare, andiamo tutti al mare, riprendiamo quello che facevamo prima, non è successo niente, non è così, non può essere così. Certo, non è che poi domani rimaniamo tristi, o sempre in lutto, non sto dicendo questo, ma anche quando muore una figura importante per noi, dobbiamo elaborare il lutto. No, io parlo nel mio libro della morte, sono due capitoli che sono di fuoco, purtroppo, in cui parlo della morte, l'ultima notte con mio padre, l'ultima notte con mia madre. Voglio dire, li hai persi? No, ma non se ne sono andati. E che cosa ti hanno lasciato? Non puoi dire adesso vivo come prima. Purtroppo no, perché non ci sono più. Ma forse la loro lezione, la lezione dei tuoi genitori, la devi portare avanti, la devi sviluppare. E così adesso, la lezione dei morti la dobbiamo portare avanti. Scusatemi, certo, grazie Francesco. Io sapevo che avresti colmato molti vuoti di sapere. Questo del territorio, per esempio, io sono sicura che chi ci ascolta valuterà, rifletterà su quello che hai detto. Certo, le disorganizzazioni, le deficienze, le inefficienze non sono limitate solo alla Lombardia per quanto riguarda il territorio, proprio perché questo aspetto si va sperdendo, no? E quindi sono molto molto importanti le parole che hai detto e hai sottolineato davvero un aspetto che nessuno valuta più. E volevo anche dirti che leggendo qualche frase del tuo libro e anche dell'intervista sulla Gazzetta, no? Che ti è stata fatta, hai detto una cosa che mi ha fatto molto tenerezza. Hai detto che tu all'incontro con la morte, all'appuntamento con la morte, vuoi arrivare con l'anima pura. È una cosa bellissima, è una cosa che mi ha toccato molto, perché questi sentimenti li stiamo davvero, anzi ci stiamo disabituando al sentimento. Questo volevo dirtelo veramente. Ti ringrazio perché è un impegno difficile. E anche questa è una cosa, vabbè, questa è una cosa intima, no? È una specie di, come devo dire, di voto che ho fatto anche per mia nipote, che oggi sta a casa, per fortuna, mia nipote Maria Elena, a cui ho dedicato anche il libro insieme. Perché la purezza è un concetto difficile. Per diventare puri bisogna bruciare come il metallo che diventa incandescente. Infatti la copertina del libro, ti dico, ve lo dico questo, non dovrei dirlo, è un'immagine di fuoco. Ma è un fuoco delicato, è un fuoco non distruttivo, no? È un alimento. È un fuoco interiore. E quindi io, sì, è vero, ho questo desiderio, l'ho scritto. Mi sono messo molto a nudo in questo libro, molti mi hanno detto, ma sei sicuro? Perché non tutti possono capire. Ma c'ho un'età in cui ormai posso permettermi, sì. Diciamo, non mi annudo di raccontare cose molto intime. Poi chi ne ha vissuto, e penso che tutti hanno vissuto qualcosa, no? Del genere, si potranno ritrovare. E quindi magari si creano dei legami anche grazie alla letteratura. Vabbè. Okay, grazie. Allora, non ti muovere. Passiamo a Valentina. Valentina Palmisano, onorevole. Ci sono. Ecco. Sono state davvero molto significative queste riflessioni del dottore Golizzi, sì, vero? È stato con molto piacere, sì, sì. Ecco. Senti Valentina, io ti volevo chiedere ancora, cioè, per quanto riguarda la tua opinione sulla cultura, sull'apertura delle scuole, no? Anche perché ti conoscano anche meglio gli ascoltatori. Cioè, lo sai che anche qui ci sono due scuole di pensiero, no? C'è chi afferma, e ne è davvero molto sicuro, che aprire le scuole in zona rossa sia da incoscienti, sia da superficiali. C'è chi invece ritiene che a fronte di quasi 7 milioni di studenti, una percentuale di meno uno, non possa mortificare, no? La cultura e quindi l'istruzione.
anche perché questo a lungo andare sta generando e può generare naturalmente danni educativi e anche psicologici. Tu cosa ne pensi a proposito? Allora, Giampiero, io penso che, come hai detto tu, quindi riprendo le tue parole, non si può e non sia assolutamente giusto sacrificare un diritto fondamentale per la vita della persona, quindi il diritto all'istruzione, il diritto alla socializzazione di un bambino, di un ragazzo, di un adolescente, a fronte di numeri così bassi, perché è statisticamente dimostrato, scientificamente dimostrato, che il mondo della scuola è sicuro, nel senso che tutti i presidi, tutte le gli accorgimenti che sono stati presi dal personale scolastico tutto sono efficaci, nel senso che si riesce a contenere il contagio. Eccetto i banchi con le rotelle. Quindi ancora non sono stati messi da parte perché si è scatenata la polemica e quindi secondo me sono rimasti in un garage. E comunque diciamo che laddove anche si individui un contagio si riesce subito a spegnere questo focolaio. Quindi io ritengo che a fronte di numeri così bassi e a fronte del fatto che tenere un bambino, un ragazzo, un adolescente a casa forzatamente con appunto tutte le problematiche che può creare anche la didattica a distanza per un equilibrio familiare, per la gestione familiare, per tutta una serie di motivi, io ritengo che le scuole invece debbano essere le prime a riaprire, perché laddove noi vediamo, ad esempio, io ti faccio l'esempio, il sindaco di Ostuni è stato costretto a chiudere la villa e il circuito, la pista, la cosiddetta pista, l'ho letto oggi, che è stata firmata un'ordinanza. Perché? Perché fino a ieri, all'altro ieri, alla pista c'era tantissima gente accalcata che giustamente magari voleva fare una camminata, una passeggiata, portare i propri figli fuori. Io non comprendo perché quella gente si può riversare all'interno di un ambiente e invece dobbiamo impedire ad un ragazzo di imparare. Cioè ci saranno dei vuoti per il futuro e il dottor Colizzi sicuramente avrei interesse anche a sentire la sua perché è molto attento anche a tutto ciò, si creeranno dei vuoti, delle lacune per questi ragazzi, non soltanto dal punto di vista culturale e dell'istruzione, perché diciamoci la verità, la didattica a distanza sicuramente è stata implementata, è stato corretto il tiro, gli insegnanti si sono davvero adeguati in maniera velocissima e non è semplice per un insegnante, immagino un insegnante magari ormai cinquantenne o più adulto, approcciarsi con questa strumentazione. È stato fatto bene, però ovviamente le lezioni dei viso, le lezioni in presenza non possono essere sostituite. Quindi se noi da un anno teniamo questi ragazzi a casa, è ovvio che si creerà un vulnus, si creerà un vuoto, dicevo, ma non soltanto dal punto di vista dell'istruzione, anche da un punto di vista personale, di socializzazione, di rapporti umani, dell'amico di banco. Quindi i ragazzi sono stati così bravi ad andare a scuola, a tenere le mascherine, a tenere le distanze, perché io ho degli esempi, li vedo, io ho i bambini piccoli che ancora insomma non frequentano le scuole dell'obbligo, però comunque ho altri esempi, io riesco a vedere anche i bambini di 6 anni sono perfetti, cioè indossano la mascherina, non la abbassano più. C'è mia nipote di 6 anni che quando viene in casa le devo dire io togliti la mascherina, perché lei terrebbe la mascherina sempre. Quindi si sono approcciati con molta responsabilità, direi più responsabilità quasi degli adulti a questa emergenza sanitaria. E quindi perché sacrificarli ancora? Ovviamente se i numeri ci danno ragione, perché laddove invece la scuola dovesse diventare il luogo di contagio, noi sappiamo che magari questo virus colpisce in maniera più blanda, più soft i bambini e i ragazzi, però ovviamente i bambini poi tornano a casa e hanno a che fare con i nonni, con gli adulti, quindi noi dobbiamo proteggere tutta quella fascia di popolazione. Io sarei la prima a dire sacrifichiamo anche per qualche altro mese
paese il diritto all'istruzione e alla cultura, ma non ne vedo il motivo numerico, scientifico. Benissimo. Senti Valentina, volevo chiederti, sempre perché gli ascoltatori, adesso ho ricevuto una domanda da farti, dunque adesso troverò una forma non così come mi è stata. Dunque, volevo chiederti, hai a qualche momento di cedimento nell'entusiasmo che hai sempre avuto, no? Nel tuo movimento 5 Stelle, hai avuto qualche momento di delusione, specialmente per quel che riguarda la delega ai due mandati? Allora, delusione nei confronti del movimento no, perché io, pure se magari si sono stati fatti degli errori organizzativi, degli errori di inesperienza, degli errori di gestione, sono certa di questo, però non ho delusione perché c'è sempre uno spirito, un intento che io diciamo non vedo mutato, ovvero quello di perseguire i principi e gli obiettivi per i quali noi siamo entrati in politica, quindi siamo entrati all'interno delle istituzioni, dalle piazze, dalle strade, abbiamo voluto insomma varcare quella soglia, entrare all'interno delle istituzioni per fare tutta una serie di cose che ora non sto qui a dire, e quindi l'intento è rimasto sempre puro, è rimasto sempre quello, quindi delusione assolutamente. Ascolta, quell'ideale, no, che poi è fondante nel tuo movimento di andare oltre la casta, anche contro la casta, e di considerare la politica come quella attività che si svolge per il bene comune, no? E quindi questa regola, no? Zero mandati, eccetera, era importante proprio perché non si consolidasse un potere sempre nelle mani delle stesse persone, perché in quel caso il perseguimento del bene comune lascia il posto alla soddisfazione dei beni poi privati, personali, concreti, materiali. Infatti io sono questo, no? Sì, infatti io sono assolutamente per il vincolo del secondo mandato, sono d'accordo con questo, e anche Grillo, diciamo che è stato il fondatore, uno dei due fondatori del Movimento 5 Stelle, ha ribadito il fatto che il vincolo del secondo mandato rimane fermo, quindi dopo il secondo mandato non puoi più ricandidarti, perché ovviamente diciamo che i mandati dovrebbero durare, di una legislatura dovrebbero durare 5 anni, quindi dopo 10 anni si ritiene che tu abbia comunque dato il tuo apporto. L'apporto può essere dato anche dall'esterno delle istituzioni, quindi comunque ci può essere sempre un coinvolgimento all'interno del movimento e un supporto nei confronti degli eletti, però il Movimento 5 Stelle è nato sulla base di questi principi che hanno avvicinato appunto anche delle persone che erano deluse dalla politica, e quindi non può assolutamente rinnegarlo ora che è entrato in politica, diciamo, nel vero senso della parola. Quindi io sono d'accordo, insomma, al limite del secondo mandato, e credo che comunque non verrà derogato. Senti, so che sei stata vicino ai problemi dei genitori a Brindisi per quanto riguarda alcuni plessi scolastici, vicino ai genitori che hanno bambini con bisogni speciali, e alle cui richieste i dirigenti scolastici, insomma, hanno risposto picche. Com'è questa faccenda? Sì, io ho letto una lettera aperta che era stata fatta da un genitore, un papà di una bambina che aveva appunto una sindrome, la sindrome di Down, e diciamo si è sentito abbandonato, anzi ancora più grave, ha sentito che la scuola aveva abbandonato la propria figlia, e quindi io credo che un genitore che si trova già ad affrontare una sfida così importante della vita, vedere che un'istituzione scolastica possa abbandonare, comunque a torto a ragione, nel senso, lui ha sentito, ha percepito questo, poi magari la scuola ovviamente non aveva intenzione di abbandonare una bambina che ha appunto questo tipo di bisogni più rimarcati magari rispetto agli altri, però io non ho voluto attaccare la scuola. Io ho voluto dare il mio sostegno a quel papà, a quella mamma, a quella famiglia, perché si sono sentiti tirati fuori.
E quindi sono intervenuta anche non conoscendo assolutamente personalmente questa famiglia e ho chiesto dei chiarimenti al ministero perché effettivamente, diciamoci la verità, molto spesso si susseguono delle regole che non sono neanche diciamo chiare poi nell'ambito pratico e quindi io ritengo che anche una scuola può trovarsi nella difficoltà di comprendere cosa sia meglio fare, anche perché poi in questo ambito si sono anche sovrapposte delle regole centrali del governo a quelle regionali. Quindi io, diciamo, scevra da ogni pregiudizio, ho voluto interessare direttamente il Ministero per comprendere se questa scuola aveva il diritto di rifiutare la didattica in presenza per questa bambina oppure no. Poi ci sono stati degli altri casi. In realtà c'è stata una circolare del Ministero che ha chiarito il fatto, io sono assolutamente d'accordo, che nel momento in cui in una classe ci sia uno o più bambini che hanno appunto questi bisogni speciali, non soltanto deve essere garantita la didattica in presenza per questi bambini, ma noi immaginiamoci questi bambini o un bambino o una bambina solo a scuola e tutti gli altri alunni a casa. Già, insomma, magari hanno delle problematiche da vivere diverse ulteriori rispetto agli altri. Figuriamoci poi appunto che si trovano isolati soltanto insomma con un insegnante a scuola e percepiscono appunto il fatto che tutti gli altri compagni sono a casa, sono in un altro luogo. Certo. Proprio per far fronte a questo è stato emanato una circolare in cui è stato detto che laddove c'è bisogno che un bambino debba appunto usufruire della didattica in presenza, a rotazione devono essere presenti all'interno della stessa classe altri alunni, altri bambini, genitori ben contenti insomma di mandare i figli a scuola anche se con estrema sicurezza, facendo una rotazione. Alcuni istituti scolastici hanno ritenuto di non adeguarsi a questa circolare e quindi ho ritenuto di intervenire in questo senso. Bene, grande attivista, dalla parte devo dire giusta, ti faccio i miei complimenti, confermo il giudizio che avevo già positivo naturalmente su di te. Io avevo una domanda per Valentina. Sì. Volevo vedere un po' come vedi un po', diciamo, la candidatura dell'ex premier Conte alla guida del movimento, come lo vedeste? Come potresti vedere, insomma, la guida del Movimento 5 Stelle? Guarda, io sono molto felice che Conte abbia deciso di, come dire, non disperdere tutto il patrimonio che... Lo credo. Patrimonio politico che aveva costruito in questi anni. Quindi era un peccato, insomma, che se ne tornasse a casa e disperdesse tutto quello che ha fatto e tutto come dire, l'appoggio, il sostegno che la popolazione gli ha dimostrato e direi anche l'affetto. E quindi sono felice che si sia messo a disposizione, ancora più felice ovviamente, essendo di parte, che si sia messo a disposizione del movimento e che quindi abbia deciso di prendere, come dire, in mano le redini del movimento. Noi ieri abbiamo anche fatto una riunione sempre su Zoom con questi strumenti qui, in cui lui ha detto che ha in mente e ha già, secondo me, stilato un programma, una rifondazione del movimento, perché come ci dicevamo prima ci sono delle pecche, ci sono comunque delle defaillance che devono essere colmate e io credo che sia l'uomo giusto al momento giusto. Bene, allora una domanda a Giuseppe. Giuseppe Francioso, l'assessore Francioso. Allora, quando ti ho invitato a questo appuntamento, mi sono ricordata di averti invitato che eri ancora consigliere, no? Era un ragazzo giovane, brillante, ma di belle promesse. E infatti sei arrivato a delle conseguenze costruttive, no? Sei assessore, quindi stai facendo delle cose ottime per Ostuni, però ho visto che ti sei anche tu accostato alla narrazione, quindi anche tu scrittore. Hai scritto un libro sulla storia di Ostuni? Sì, l'anno scorso, un anno e mezzo fa, insieme a un amico, un compagno di studi, Giuseppe Palma, e abbiamo deciso insomma di fare un riassunto su quella che è stata la storia di Ostuni, insomma partendo dall'epoca messapica fino ad arrivare quasi ai giorni d'oggi, con la prefazione del professore Coppola, insomma, che tanto ha studiato in questo senso, e una postfazione di Michele Conte, presidente del
del Museo delle Civiltà Preclassiche. È stata una bella esperienza che mi ha permesso, insomma, di studiare bene la bibliografia e quindi conoscere da vicino quelle che sono le nostre origini. Benissimo, senti, conservamene una copia, eh? Va bene, ce l'ho qua in ufficio, ti faccio una dedica e te la consegno. Bene, allora, volevo anche, non lo so, dire... Intanto vi ringrazio per questa chiacchierata che è stata, ne sono sicura, molto utile per chi ci ascolterà poi quando la manderemo in onda. Dato che siamo in chiusura quasi, anche per, volevo chiedere un po' al dottore Colizzi di leggerci un piccolo passo del suo libro. Sarebbe bello un passo che magari vi piace tanto. Aspetta Daniele, c'è una domanda qui che mi arriva da Francioso, l'assessore Francioso, sì un attimo. Ci sono degli amici nostalgici della villa comunale. La villa sarà sempre lasciata a se stessa, sarà sempre così poco curata, così trascurata. Tutti si ricordano invece i bei tempi quando ci si faceva le foto, no? Con alle spalle le aiuole fiorite, curate, addirittura con la data del giorno disegnata sull'erba. Quindi ti si chiede della villa, cosa ne facciamo, assessore? Giampiera, della villa dobbiamo fare dei lavori di riqualificazione, dovremmo partire in questi giorni, purtroppo il titolare della ditta ha avuto problemi proprio con il Covid e quindi siamo un po' in ritardo, quindi faremo delle attività di riqualificazione, però dal mio punto di vista, in base a ciò che vivo quotidianamente, giusto il ricordo che tu fai, ricordo anche io quando ero piccolo mi portavo in villa mio nonno, c'era la data con i fiorellini e tutto il resto, però devo dire che è cambiata la società, perché qui ci guastano anche i giochi per i disabili, quindi questo significa tanto, noi ci possiamo mettere tutto l'impegno che vogliamo, però, tutte le risorse che vogliamo. C'è la sorveglianza, no? Tieni presente che Ostuni ha 400 chilometri di strade, la sorveglianza sarebbe molto impegnativa. Tieni presente che il collega Paolo Pinna ha fortemente voluto le isole ecologiche intelligenti nelle contrade, ancora le dobbiamo inaugurare, già l'altro giorno ci hanno forzato l'ingresso di una, non mi ricordo di che contrada, insomma, quindi... Quindi ci vorrebbe il controllo, però controllare ogni angolo della città è difficile, ce ne combinano di tutti i colori, tutti i giorni, quando addirittura ci hanno rotto il sediolino dell'altalena destinato ai bambini diversamente abili, questa è la fotografia della società che stiamo vivendo, quindi non voglio sfuggire alla domanda, ci saranno delle attività di riqualificazione della villa comunale, anche di piantumazione di nuove essenze arboree, però insomma, è difficile la gestione. Beh, sono contenta di queste energie così giovani, tu Valentina, insomma, che vi vedo impegnati davvero sul serio, non così a parole. Intanto vedrò poi la via Pacuvio se si illuminerà, se sarà corretta nel manto stradale, eccetera. Arriviamo dappertutto. Ci serve solo il tempo, per il resto arriviamo dappertutto. Va bene, complimenti. Dunque, il dottore Colizzi vuole chiudere questa bella chiacchierata con gli amici con una lettura del suo ultimo libro, La suggeritrice. Quando si troverà in edicola, in biblioteca, alla bottega del libro? Allora, è arrivato a Lecce in casa editrice l'altro ieri. E per questo io ho avuto subito qualche copia, ma penso che nelle librerie ci vorranno ancora 7 giorni, 10 giorni, no? Perché devono amici andare. Quindi qualche giorno ancora, qualche giorno sarà disponibile questo certamente interessantissimo romanzo scritto dal dottore Francesco Colizzi. Sentiamo qualche passo. Allora vi leggo adesso così, visto che tu hai citato la parte della forza, no? Adesso la stavo ricercando perché è verso la fine del libro, dove mi sono divertito, come dire, a fare un'omelia per quando non ci sarò più, ma non è triste. Allora,
Ve la leggo, un pezzetto soltanto. A scanso di ogni equivoco, dico forte ancora una volta che non voglio separarmi dagli altri. So bene che ha ragione il proverbio africano che dice che chi corre arriva lontano da solo, chi cammina arriva assieme agli altri. Non solo non voglio separarmi dagli altri, forse per me li trascinerei verso il luminoso orizzonte che intravedo e che, lo so, più ci si avvicina, più si allontana. Io cerco l'altro, ma non intendo fermarmi troppo e non si tratta di cambiare luogo di vita, né rallentare a lungo il mio cammino. E non si tratta di percorsi estesi. Forse è l'estrema illusione, oppure l'estrema presunzione, ma vorrei vedere fin dove mi porta l'amore, fin dove posso agire, costruire e inventare granelli o minuscoli lembi d'umanità. Solo così mi riconcilierei con il tempo e il suo inesorabile trascorrere verso la morte non sarebbe spreco, ma guadagno per l'uomo più vero che mi sopravviverà. Quel che vorrei fortemente, in verità, è di arrivare alla morte nella maggior purezza possibile, come legno completamente arso dal fuoco e divenuto esso stesso un estremo bagliore. Se volete, quando morirò, fate così. Inviate a quel pizzico di me, dentro di voi, un affetto col cuore. Lasciate levare un pensiero fragile, una dissolvenza. Non dite niente. Sorridete. Potevamo chiudere questa puntata meglio di così? Non credo. Tanti complimenti, caro Francesco. Saluto tutti con grande affetto. Vi ringrazio della partecipazione e a presto. Oh, 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 oh. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vedere soltanto le maschere. Non sa nemmeno chi sei, devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.